Yolanda Zit. Everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Buon lunedì, come state? Spero tutto bene. Come avete passato questo fine settimana? Fatemelo sapere sotto in un commento. Ebbene sì, ragazzi, siamo a settembre, ragazzi belli. Eh sì, il momento doveva arrivare prima o poi. Comunque, quando tornate voi a scuola, fatemelo sapere a che punto siete con i compiti. Spero bene. Comunque, allora, oggi avete letto dal titolo e cosa facciamo? Andiamo ad aprire insieme degli slime da Amazon e da AliExpress. Questi sono da Amazon, questi sono da AliExpress. Li ho divisi così non mi dimentico quali mi sono arrivati da dove e dove. E in più, prima di iniziare questo video, vi volevo ricordare di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di lasciare un bellissimo commentino sotto perché adesso ovviamente ci sarà il bellissimo indovinello del giorno. E vi ricordo che ad inizio video ho lasciato le date di firmacopie perché oggi stesso, ragazzi, ci vediamo a Palermo, al centro commerciale a Palermo per il mio firmacopie. In più ci vediamo questo fine settimana ancora a Novara, Milano e Torino. Vi lascio sempre le date d'inizio video, mi raccomando andatele a vedere, ragazzi, perché poi dite: Yolanda, ma sei venuta qui, sei venuta lì. Io vengo dappertutto, solo che voi non vedete le date. Allora, ecco l'indovinello, ragazzi. Questo è difficile, però mi raccomando, so che voi ci potete arrivare. Allora, ecco qui l'indovinello. È l'unica via dove ancora nessuno ci ha mai passeggiato. Qual è? Scrivetemelo sotto in un commento e vediamo se riuscite ad indovinare, ragazzi belli. Allora, iniziamo. Io vado ad aprire un po' e un po'. Facciamo un po' da Amazon e un po' da AliExpress, insomma. Allora, vai, mettiamoli da parte e iniziamo con quelli da Amazon. Allora, io sono curiosa di aprire con voi questo qui. Allora, iniziamo con questo qua. È viola. Ma ne è poco. Ne è pochino. Allora, è violettino. Profuma, c'ha quel solito profumo di limone, ragazzi. È violettino, ci sono i glitter sotto e glitter sopra e c'è una sirena all'interno. Guardate come scintillante, che carino, mi piace un botto. A livello di slime riempito non è tantissimo, ce n'è veramente poco poco poco. Perdonatemi le mani sporche, ma ho appena finito di fare degli slime. Vi volevo ricordare che ci sono comunque gli slime sul mio sito, che è www.yolandaswitz.it. L'ho rifornito lo shop venerdì, quindi mi raccomando, ragazzi, andate a dare un'occhiata sul mio sito perché ho messo gli slime. Allora, vediamo un po' la consistenza. Allora, carino. Allora, vediamo. Questo è lo charm, molto bellino. Allora, lo slime è molto morbido. Adesso sarà anche il caldo, chi lo sa come mai. Però lo slime è molto elastico, un po' gelatinosino, devo dire. Aveva anche delle finte conchigliette, guardate, all'interno. Ha anche le stelline, un sacco di glitter e lo slime è molto elastico. Se lo tiro si stende e si allunga. Mamma mia, ma un sacchissimo! Fa anche le bolle, sentite. Questo qua è veramente fantastico. A parte di essere scoppiettante, è morbido, elastico, si picchietta molto molto bene. È veramente stupendo, stramorbido, non è appiccicoso, si riesce a giocare benissimo. E direi che il mio voto ovviamente è 10. Anche voi lasciate la vostra classifica e i vostri voti sotto in un commento. Mi raccomando, ragazzi, per questo video tanti big like, tanti like, 10.000 like per questo video. Lo so, ragazzi, vediamo, facciamo come l'altra volta il giochino. Mettete il like e assicuratevi di averlo messo e scrivete sotto in un commento se avete messo like, mi raccomando. E se non vi siete iscritti, iscrivetevi. Lo so. E giocandoci si è anche un po' aumentato di volume. Comunque, molto carino, somigliava molto ad uno slime che già avevo preso. Poi vediamo questo slime qui che è da AliExpress, molto carino devo dire, blu marino. C'è un delfino bellino. Ok, ci sono le fishbowl, vediamo. Bellino, ecco, mi è caduto anche il contenitore, molto bello. Wow! Ok, il colore è veramente bello, soprattutto insolito perché è un azzurro,
Ma è un azzurro veramente brillante, bellissimo, è davvero carinissimo, questo slime. Poi erano in questi contenitori AliExpress, sempre questi contenitori meravigliosi che poi li ho pagati pochissimo, tipo, quanto li ho pagati questi? 80 centesimi. Ah, per chi se lo chiedesse, dice Yolanda, ma tu compri gli slime da AliExpress, ma poi la spedizione la paghi? No, ragazzi, la spedizione da AliExpress è gratis, come anche da Amazon, perché gli slime che prendo sono Amazon Prime. Questo slime, ragazzi, è bellissimo, un po' gelatinoso, e quando ci si gioca tende un pochettino a, diciamo, a diventare duro, ma per il momento è strabiliante, bello. Vabbè, adesso sono formate tutte le bolle, però mi piace veramente tantissimo, cioè questo slime top, voto mio 10. Ne ho presi di più da AliExpress che da Amazon, perché su Amazon sinceramente, ragazzi, cioè, li avevo presi praticamente quasi tutti. Allora, andiamo ad aprire un altro trasparente, perché questo qua con la neve di Amazon sinceramente lo voglio aprire dopo, alla fine, perché ho paura che mi sporchi tutto. Allora, c'è questo qui di Amazon, che è uno slime penso ispirato al miele. Carino. Allora, c'è ovviamente la petta dentro e ci sono questi all'interno. Bellino. Allora, lo slime è molto morbido, è veramente elastico, vedete come cola? Guardate, è bello. Però l'unica cosa che probabilmente non lo so se è vero oppure no, mi pare che le palline nere stiano perdendo un po' di colore e stiano scambiando lo slime. Non so se ci vedo male oppure no. Però adesso che lo sto maneggiando e lo sto scoppiettando, lo slime sta diventando un po' meno elastico, un po' più gommoso. I charms all'interno mi piace veramente tanto. Sì, comunque, raga, non mi sto impressionando. Le palline stanno un po' scambiando lo slime. No, non mi sono impressionata, ve lo giuro. Allora, poi vediamo, questi li abbiamo aperti. Allora, vediamo questo qui, che dovrebbe essere un avalanche piccolino, com'è carino. Allora, l'aspetto è molto bello. Ma poi io, la cosa che mi chiedo, secondo voi questi slime li fanno loro? Cioè, nel senso, come funziona? Sono fatti in fabbrica o li fanno in casa? Beh, questa è una cosa che mi sono sempre chiesta, che mai capirò, mai, mai, non lo so. Comunque, vediamo. Carino, i colori poi sembrano delle caramelle, sembra una caramella, guardate che bello, molto carino. Poi il colore giallo e verde mi piace un sacco, guardate che bello, che carino, guardate qua. No, veramente molto bello, molto morbido. Vediamo cosa esce nel mixare questi due colori, uscirà ovviamente un giallo strano. Probabilmente mescolando un pochettino la parte bianca, la parte trasparente, è diventato un po' più durettino, un po' più gommoso, ma meglio di niente, perché lo slime comunque è lo stesso scoppiettante ed è uscito questo verde veramente molto 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 carino. Non c'è male, mi piace. Ok, però vedete, cioè tirandolo adesso è difficile da tirare. Vedete come si spezza? Ma è strano. Non ho dato il voto a quello della la petta. Quello della petta, il mio voto è comunque 10, sì, mi piace. Mentre questo qui gli do un 9, perché a una certa è molto carino, però si spezza dopo un po' quando si unisce la parte bianca alla parte gialla e verde. Allora, vediamo, apriamo, vabbè, direi Amazon, visto che dobbiamo fare un po' e un po', è arrivato il momento di aprire questo qui con la neve. Allora, vediamo. Mamma mia, ma quanto è carino questo slime! Lo devo fare anche io per lo shop. È bellissimo, cavoletti! Oddio, ma è stupendo! Allora, c'è. Oh mamma, c'è questo charm che è carinissimo a forma di unicorno. Quanto è bello! Poi abbiamo questi glitter e le stelline. Vediamo come lo slime. Adesso si unirà ovviamente tutto quanto. Giustamente, come è giusto che sia. Vediamo, togliamolo tutto. Se riesco a toglierlo dall'interno. No, vabbè, ragazzi. Questo slime è la meravigliosità più. Meravigliosità, come l'ho detto. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio. Ok, uniamo, vediamo che colore esce. Penso esca un viola o un lilla, magari, perché comunque c'era anche il viola dentro. Oh mio Dio, è un cloud. È un cloud. Sì, è un cloud normale, non è un cloud cream. È un cloud normale, quasi drizzly. Guardate qua, che meraviglia! È uscito tra il lilla e l'azzurrino. È un colore strano, però è molto bello.
Mi piace. La retina della neve è veramente molto piacevole, molto bella. E vi dirò, è anche profumato. Cioè, ve lo giuro, ragazzi, è anche profumato, veramente bellissimo. Il mio voto è 11, non 10. 11. Il mio voto è 11. Il mio voto è 11. Veramente super bello. Super bello, super fatto bene. Mi piace un botto. 11, ci sta come voto, è top. Poi, questo qui lo apro alla fine perché è veramente gigante, che dovrebbe essere un azzurrino, ma non ci pare. Apriamo questo qui, che è un clear. Guardate com'è carino. È un clear slime con pochissime slushy beads. È arancione. In realtà io potevo scegliere i colori. Ad alcuni sì, ad altri no. Oh wow! Dentro c'è anche uno charm. Ma è un po' viscido, che strano. Ok, dentro c'è uno charm. Che carino! Di una carotina molto pucciosa. Vediamo. Ragazzi, lo slime è... Allora, non so se si vede. Lo slime è bagnato, cavolo. Ok, però è veramente molto... Ah, ma è viscido! Ma appetitoso, no? È viscido! È veramente molto untuoso. E unto è strano, più che altro, perché a un certo punto se... Guardate, si sono formate le retine dentro come fosse proprio duro, duro, duro. Però è un po' duro, un po' morbido. Non so come spiegarvelo. È strano, però cadono le slushy beads dall'interno. Allora, voto... l'ho dato il voto, ah sì, l'ho dato a quello di prima, sì, questo voto gli do un 7. Allora, siamo arrivati ovviamente all'ultimo slime, che dovrebbe essere quello Prefe, perché l'ho visto su AliExpress che era stupendo. Vediamo. Ah. Uffa, ragazzi, mamma mia. Allora, mamma mia, ma perché? Non so se notate qualcosa di strano. Cosa notate in questo slime? Allora, io voglio capire chi è che si mette a riempire gli slime per AliExpress, per Amazon e per tutti quei negozi che sia. Io lo voglio capire perché mi sto veramente arrabbiando. Allora, arrabbiando, per arrabbiando. Questo slime è stupendo, ma io vorrei capire perché mosti i capelli dentro. Ma non mi è mai successo con gli slime di AliExpress. Che schifo. Vabbè, sono capelli, però. Boh, li vado a togliere. Spero non ce ne siano altri. Non pare ce ne siano. Vediamo sotto. No, li ho tolti però. Erano proprio appoggiati sopra. Ma io non lo so. Boh, ragazzi, comunque. Allora, c'è sopra questa ciambellina molto carina. Poi è fatto così, con queste spugnette, palline unicorno e palline un po' più grandi. Ma c'è un'altra cosa. Ah, sì, è vero. È vero, ci sta questo marshmallow. Che carino. Allora, c'è questo marshmallow dentro, molto 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 carino. Mi piace veramente tanto, bellino. Però sto fatto che sono usciti i capelli dentro, ragazzi, ma secondo voi è normale questa cosa? Comunque, vediamo com'è fatto sto slime. Bello. Allora, al mio posto, voi cosa avreste fatto? Cioè, le avreste messe le mani dentro lo slime nonostante i capelli? Fatemelo sapere sotto in un commento. Cos'è qua dentro? Madò, ragazzi, solo cose strane dentro questo slime. Allora, è bellissimo, ragazzi, super morbido, super scoppiettante e penso anche che si gonfi. Adesso vediamo un pochettino. Ci giochiamo un po' perché lo slime diventa gonfio quando ci si gioca tantissimo. Vediamo, mettiamolo già all'interno della confezione e infatti potete notare che è diventato già più gonfio e guardate. La mia domanda ora è, questi slime quindi sono fatti in casa o sono fatti in fabbrica? Per essere così, cioè per trovare i capelli all'interno, veramente molto strana come cosa. Vabbè, che dire, ragazzi? Allora, il voto non l'ho dato a questo. Io comunque do un 9 per il capello dentro, però si meriterebbe 10. Allora, questi sono gli slime da AliExpress e da Amazon. Fatemi sapere voi sotto in un commento cosa ne pensate. Scrivetemelo sotto, mi raccomando, date anche voi i voti. Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Vi voglio bene, vi mando un bacio, un abbraccio forte. E ci vediamo domani alle 14:30 con un super nuovo video. Bye!